Sì, amici, oggi sono un completo disastro, lo so. Il problema è che mi sono trovata sotto il diluvio universale per venire qui. Stupendo, sempre quelle cose perfette che capitano al momento giusto. E ovviamente ora c'è il sole. Hello, bentornati o benvenuti sul mio canale, amici. Oggi, finalmente, dopo mille volte che ve l'ho promesso, vi parlerò di un grande architetto, ma soprattutto di un grande teorico dell'architettura che purtroppo ci ha lasciati poco tempo fa, a causa di questa pandemia che ci ha colpiti, togliendoci affetti per i meno fortunati, libertà e anche grandi personalità della cultura. Infatti, amici, oggi parleremo di Vittorio Cregotti. Ma prima di iniziare devo ricordarvi che qui sotto c'è un pulsantino rosso, cliccateci su per iscrivervi al mio canale e non dimenticate di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati sull'uscita di tutti i video futuri. Seguitemi anche su Facebook e Instagram dove potremo interagire e decidere insieme gli argomenti per i prossimi video. In più non perdetevi le live e le letture condivise e commentate che facciamo settimanalmente sul sito Viola. Correte a seguirmi ovunque perciò. Grazie. Il 15 marzo scorso noi amanti dell'architettura siamo rimasti, diciamo, attoniti nell'apprendere che Vittorio Gregotti non era riuscito a superare la malattia che lo aveva colpito appunto in quel periodo. Ed infatti all'età di 92 anni l'architetto, ahimè, ci ha tristemente lasciati. Ovviamente il mio primo pensiero è stato quello di dedicargli un video monografico, così da poterlo ricordare per le sue grandi opere. Ma poi ho pensato che forse sarebbe stato più interessante e arricchente per voi se l'avessi ricordato in un altro modo. Dovete sapere infatti che nel 2006, durante il mio primo anno di università, ho avuto il piacere e l'onore di assistere alle sue lezioni, alle lezioni di Vittorio Gregotti, che all'epoca aveva la cattedra di teoria e tecnica della progettazione architettonica proprio allo IUAV, lì dove studiavo io. Perciò la mia idea definitiva per questo video è presto diventata quella di parlarvi di un aspetto importante del Gregotti teorico, ovvero la sua posizione proprio in merito alla teoria dell'architettura. Infatti ci ho messo una vita a partorire questo video e il prossimo, perché spoiler! Questo video sarà diviso in due parti, proprio perché ci ho messo una vita a ritrovare e catalogare i miei appunti dell'epoca, che dovete sapere che erano sparsi negli scatoloni nel mio scantinato. E comunque del Gregotti progettista sicuramente in futuro ce ne occuperemo, ve lo prometto. Ma dunque la teoria architettonica, questa oscura materia di cui parlano in molti, e su questo canale ci sono tonnellate di teoria architettonica, ma che forse nessuno di noi saprebbe effettivamente definire. Quindi probabilmente, prima di definire la teoria del progetto architettonico, dovremmo fare un passo indietro e definire che cos'è veramente la teoria. Gregotti ci fa notare che banalmente, quello che noi intendiamo come teoria, non è altro che la messa in scena del pensiero sotto forma, appunto, di forma. Per molti, comunque, la teoria è una serie di regole date che però inevitabilmente pongono un limite all'atto intuitivo, all'istinto. Questo perché erroneamente molti di noi associano il concetto di teoria a qualcosa di estremamente rigido, ignorando che in realtà questa è una contraddizione vera e propria. La teoria è infatti un qualcosa che si allarga, cresce e spesso, dopo averne provato gli effetti nella pratica, si modifica più o meno radicalmente. E questi mutamenti sono fondamentali per capire la teoria stessa e anche per assimilarla in maniera più critica. Tuttavia, il termine teoria spesso viene usato in modo, diciamo, non proprio esaustivo. Per esempio, nelle scienze o anche nella filosofia, non viene considerata una costruzione autonoma o un'ipotesi per la spiegazione di qualcosa. No, in questi casi la teoria è presa come un fondamento, come scelta obbligata dell'agire e strettamente legata all'esito dell'agire. Sì, lo so, potrebbe essere un concetto un pochino complesso da capire, ma diciamo che la teoria scientifica, come quella filosofica, non è discutibile, è rigida, ecco, e si prende così com'è. Poi, ovviamente, da essa dipende il risultato di un certo ragionamento. Ok, ecco, penso che forse così il concetto sia più chiaro. In architettura, invece, secondo Gregotti, la definizione di teoria è decisamente più semplificata. Si tratta infatti di un compendio delle stesse cose che compongono l'architettura stessa. La teoria dell'architettura, infatti, è fatta di architettura stessa. E si può dire che si sia arrivati a questa conclusione negli ultimi 2 secoli circa. Perché prima la teoria dell'arte, di cui l'architettura è parte, era decisamente più legata ad assiomi e teorie
teoremi prestabiliti, strutture poco libere agli occhi dell'uomo, certo, ma decisamente più rassicuranti rispetto all'intuizione pura, che invece al momento pare essere alla base di tutte le arti. Arti che comprendono naturalmente l'architettura. Ecco perché la teoria dell'architettura è fatta di architettura stessa, perché è fatta di esempi e insegnamenti del passato. A questo proposito è utile sapere che Vittorio Gregotti era un architetto consapevolmente e decisamente schierato nella flangia antimodernista. Anzi, si può tranquillamente dire che fosse uno storicista che guardava al passato per edificare il futuro, rifiutando ogni tipo di modernismo, sia teorico che pratico. Ecco perché quando parla di teoria dell'architettura si riferisce alle cose che formano l'architettura stessa, riferendosi a tutto ciò che gli architetti hanno imparato e prodotto nel passato. Secondo lui, infatti, dal romanticismo in poi non si può più parlare di teoria, o quasi, perché più o meno da quel momento in poi l'arte si lega molto di più alle esigenze di mercato che alla teoria vera e propria che si era intesa fino a quel momento. E questo, ovviamente, nostro Gregotti non va poi tanto giù, dato che crede che seguire regole modelli, anche nella progettazione, così come nella scienza, non sia affatto limitante per un progettista. Per Gregotti, infatti, non si tratta affatto di impedimenti alla creatività, per ciò che abbiamo detto all'inizio di questo video, ovvero che la teoria è sì un fondamento, ma comunque un fondamento soggetto alla mutevolezza. Mutevolezza che può tranquillamente essere utilizzata dalla creatività per arricchire e ampliare la teoria stessa dell'architettura. Quindi il succo del discorso è che la teoria dell'architettura non è altro che la presa di coscienza di quanto storia e insegnamenti del passato siano importanti nell'agire, dove con agire si intende la messa in campo di qualcosa che ancora non esiste, che non c'è ancora, ma di cui ovviamente si ha la necessità. E in questo, quindi, il mutamento di cui abbiamo parlato prima è fondamentale. Tra l'altro, il mutamento è necessario alla teoria per ampliarla e arricchirla, e allo stesso tempo la teoria è necessaria per capire però questo mutamento. Sì, lo so, è un concetto che può sembrare un pochettino contorto, ma che, credetemi, se lo riascoltate un attimino, non lo è affatto. E da questo potrete capire quanto la teoria e il suo mutamento siano importanti e dipendenti l'uno dall'altro, e di quanto la teoria dell'architettura sia strettamente legata all'agire, alla pratica della disciplina. Perché in architettura la teoria non può essere il trasferire tecniche e prassi in semplici riflessioni sull'estetica, perché se fosse così non faremmo altro che trastullarci solamente sul fatto dell'architettura e non sul da farsi pratico della stessa. Ed è chiaro che l'architettura sia una disciplina estremamente pratica, che deve per forza portare ad oggetti concreti. Ed ecco praticamente spiegata la frase del nostro Gregotti, che dice che la teoria dell'architettura non è altro che l'architettura stessa. È infatti sottinteso che per Gregotti si fa teoria per mezzo dell'opera, partendo dalla teoria vera e propria, data dall'esperienza del passato, e aggiungendo il mutamento della stessa, dato dal cambiamento e dall'evoluzione continua dei principi e dei valori della società. Quindi, in sostanza, le condizioni necessarie per l'architettura sono una conoscenza storica e geografica della società, conoscenza dedotta anche dall'arte, che comunque è una raccolta interessante di queste cose e anche delle discussioni dell'attualità del momento. E poi la dialettica perfetta tra questo tipo di conoscenze e i fondamenti appresi dal passato. E questo perché l'architettura è sì un'arte, ma a differenza dell'arte pittorica o scultorea, deve per forza dipendere dai mutamenti storici e dai mutamenti dell'uomo in quanto parte di una società, perché è proprio l'uomo che è al centro dell'architettura. L'architettura è di fatto un'arte che ha però come soggetto la vivibilità degli spazi da parte dell'uomo. Quindi, in un certo senso, si può dire che la teoria per l'architettura non è altro che uno strumento per costruire nuove opere, perché non è altro che un metro di giudizio con cui possiamo confrontare il vivere contemporaneo col vivere passato. E se ci fate caso, questa cosa è estremamente vera. Tendiamo a guardare un'opera architettonica non come un'opera a sé stante, ma come l'evoluzione di qualcosa. Parole povere, quando guardiamo un'opera contemporanea nuova, la prima cosa che facciamo è ritrovare nella nostra mente un riferimento per quell'opera. Praticamente quello che diremo sarà: sì, questo edificio mi ricorda l'edificio tal dei tali dell'architetto tal dei tali. E se posso fare un appunto personale, questo succede un po' in tutte le arti in realtà. Pensiamo anche alla moda, non lo so, tipo
Questo abito mi ricorda la collezione di Valentino del 1993, o anche semplicemente questi pantaloni sono di ispirazione anni 70. Ecco, in parole povere, nel campo della moda lo stesso ritorno al vintage, anche se rivisitato, è la trasposizione di quello che ci dice appunto Gregotti per l'architettura. La teoria è sì un fondamento storico, ma unito alle tendenze e soprattutto alle esigenze contemporanee. Ecco, brava Ederick, per una volta te la sei cavata con un esempio calzante. È anche interessante vedere come, secondo Gregotti, il concetto stesso di teoria sia in realtà legato moltissimo al fattore geografico. Infatti l'architetto ci tiene a raccontarci che la componente mutamento, di cui tanto abbiamo parlato in questo video fino ad adesso, è un'aggiunta alla teoria prettamente di stampo europeo e di nascita neanche troppo lontana nel tempo. Se infatti ci spostiamo in Cina, per esempio, le cose cambiano e anche di molto. I manuali teorici dell'architettura cinese, infatti, vedono gli edifici come una rappresentazione materiale dell'universo, che è una verità fissa per forma e tipologia, senza alcuna possibilità di questo mutamento di cui abbiamo parlato e al quale siamo avvezzi noi europei. Naturalmente sto parlando di una concezione spirituale dell'universo, non scientifica, cioè non è che i cinesi non credono che l'universo astronomico sia in movimento, Siamo pur sempre tutti nel 2020, a parte ovviamente i terrapiattisti, si intende. E più o meno la stessa cosa per esempio avviene anche in India, dove l'architettura rappresenta una delle arti principali. Infatti in India sono stati scritti nel corso dei secoli una quantità incredibile di trattati e manuali sui materiali, le tecniche e i canoni dell'architettura da seguire davvero alla lettera. Invece da questa parte del mondo l'arte nasce come luce, una luce che in realtà mostra in maniera chiara la verità. Pensate alle prime scene di caccia o i pittogrammi, sono tutti gesti che nascono con l'esigenza di comunicare delle scene vere, reali, di vita reale e normalmente quotidianamente vissuta. Poi naturalmente è arrivato San Tommaso che ha introdotto il concetto di estetica, ovvero un'adeguazione di un qualcosa a se stessa e alla propria funzione, ma non rispetto alla vita terrena, bensì alla realtà di Dio. Nel Rinascimento poi si torna un attimo a considerare la classicità come canone di bellezza, sia per le arti che non. E poi eccolo arrivare, il sublime. Questo concetto che mette un attimino in stand-by questa continua ricerca del modello ideale, e invece privilegia l'intuito e la soggettività creativa degli artisti. Insomma, la concezione di arte nel corso dei secoli della nostra storia europea ha oscillato parecchio tra il seguire dei canoni prestabiliti e il lasciarsi andare nel senso più dionisiaco che si possa intendere. Finché finalmente nel XX secolo la società si è un attimino interrogata sulla funzione e sul posto delle arti in una società che stava decisamente cambiando e che lo stava facendo anche ad una velocità che non si era mai rilevata prima di allora. Perciò finalmente si è giunti a stabilire un dialogo tra questi due modi di vedere la teoria, i fondamenti appunto e i mutamenti. Ed infatti, come ci fa notare ovviamente Gregotti, da quel momento in poi questi due modi di vedere iniziano, come abbiamo già detto, la loro coesistenza all'interno del concetto di teoria. La nascita di luoghi come le Accademie delle Belle Arti e delle Arti Applicate hanno aiutato moltissimo a tramandare la giusta teoria dell'architettura. Questo perché in posti come l'Académie Royale francese fondata da Colbert, i fondamenti della teoria erano sempre accompagnati dalla prassi e dall'esercizio. Prima di allora, infatti, l'architettura si imparava sui cantieri, direttamente dai maestri, facendola. Ma dal Rinascimento in poi, quando l'architettura ha iniziato ad essere considerata un'arte, e un'arte liberale, non più una corporazione, si è iniziato l'insegnamento della disciplina, così come abbiamo detto prima, quindi un insegnamento istruttivo, certo, ma impostato comunque come un dibattito, una discussione, sempre aperta. Un paio di secoli dopo il Rinascimento, l'architettura diviene una professione a tutti gli effetti, il che provoca la nascita dei cosiddetti atelier, dove il dibattito naturalmente è ancora più presente, soprattutto sulle tematiche allora attuali di questa tendenza, come per esempio il ritorno alla classicità e la sua interpretazione più consona ai tempi. Capite bene che la discussione di questi temi, dal Rinascimento in poi, ha dato vita alla necessità di rappresentare al meglio questa eclettica idea di teoria dell'architettura, così da fungere come vademecum per gli architetti che sarebbero succeduti. Ed è proprio così, ci dice Gregotti, che sono nate le utopie e gli ideali di città. Ecco, gli ideali di città sono probabilmente la migliore trasposizione pratica della teoria così come la
intende Vittorio Gregotti. Di base c'è sempre una regolarità geometrica, forme pure, che tendono comunque a dare equità e giustizia sociale, fornendo l'ambiente di crescita perfetto per una civiltà organizzata e razionale. Ovviamente, secondo l'architetto, nella seconda metà del Novecento, l'utopia intesa come ideale di città va un pochino ad esasperarsi, creando dei modelli che in realtà scimmiottano la fantascienza e la cui riuscita dipende appunto dalla scienza, dalla tecnologia e da tutte quelle diavolerie a cui Gregotti dà la colpa di aver tramutato l'utopia in una sorta di parodia. Beh, su questo è chiaro, non sono assolutamente d'accordo, ma ehi, io sono qui a raccontarvi il punto di vista di Gregotti, non il mio. Ma va bene amici, io credo che l'antifona l'abbiamo capita. Detta proprio in parole povere, la morale di questo video è questa. Secondo Vittorio Gregotti, la teoria dell'architettura si fonda sul dialogo tra tradizione, i fondamenti dell'architettura e l'esigenza di risolvere dei problemi attuali. Ebbene amici, per oggi mi fermo qui, ma sappiate, come ho detto all'inizio, che questo video avrà una seconda parte, che uscirà la prossima settimana, in cui affronteremo il pensiero di Gregotti sempre in merito alla teoria, ma stavolta sarà la teoria del moderno. Non perdetevela, perché credo che sia il giusto completamento di questo discorso, che probabilmente sia un po' complesso, magari un po' noiosetto, ma secondo me è molto molto formativo. Spero non vi siate annoiati, ma ho personalmente pensato che piuttosto che vedere i progetti, questa era davvero una bella occasione per parlare di un aspetto decisamente più accademico dell'architettura, esaminando il punto di vista di un grande accademico dell'architettura. Naturalmente, se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciarmi un like, continuare a supportare il mio lavoro iscrivendovi a questo canale, seguendomi sui social e dando un'occhiata al merchandising che troverete nel link in descrizione. Io come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!